sarò brevissimo perché penso che i miei colleghi abbiano spiegato la questione dell'agricoltura, le nuove sfide che abbiamo di fronte in maniera chiara ed esaustiva. Bene, mi chiamo Massimiliano Bernini, sono un portavoce del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura del Lazio, abito qui a Viterbo, a pochi chilometri da Roma, e mi piace sempre esordire quando ci sono le agorà, gli incontri come questi, vostro dipendente. Quindi ecco, non dimenticatevi mai, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che noi siamo i vostri dipendenti. Dagli interventi che hanno fatto i miei colleghi si evince la passione, l'amore per l'agricoltura, per difendere questo importante settore produttivo del nostro paese. Lo facciamo perché veniamo da contesti agricoli, quindi conosciamo l'agricoltura, non ci troviamo in commissione agricoltura perché non avevano commissioni da darci, quindi ecco, per farvi capire questo. Io vengo dalla provincia di Viterbo, ho l'orto, Filippo viene dall'Umbria, da un paese strettamente connotato dalla questione dell'agricoltura, quindi ecco, c'è la conoscenza diretta delle problematiche, c'è la pratica, proveniamo, ecco, abbiamo fatto anche studi che hanno a che fare con l'agricoltura. Io per esempio mi sono laureato in scienze forestali e nell'ambito dell'agricoltura mi sto occupando di un altro aspetto che è la selvicoltura, non meno importante rispetto all'agricoltura. Però poi c'è l'elemento in più che ci differenzia da tutte le altre forze politiche, ed è quello appunto di cui dicevo prima, essere dipendente, vostro dipendente, cioè di portare all'interno delle istituzioni, all'interno del Parlamento, le istanze, le richieste che vengono dai cittadini, cioè portare avanti le questioni che interessano realmente il Paese. Quindi questa è la differenza che c'è tra il Movimento 5 Stelle e tutte le altre forze politiche, quindi la connessione diretta, noi stiamo là dentro per portare avanti iniziative legislative e quant'altro che voi ci richiedete. Non sto parlando di fantascienza perché vi porto un'esperienza personale. Appena entrato in Commissione Agricoltura fui così avvicinato da dei castanicoltori della provincia di Viterbo, della provincia di Viterbo, del comune di Canepina, e ancora non è provincia, poi magari. Allora che è successo? Mi hanno detto: Massimiliano, qui abbiamo un problema grosso, la castanicoltura, non solo quella viterbese ma quella nazionale, è in forte crisi, qui serve una legge, servono delle iniziative legislative. Io ho detto: ma che problema c'è? Mettiamoci intorno a un tavolo e la scriviamo insieme la proposta di legge. E infatti la proposta di legge che io ho depositato in Commissione Agricoltura, prima firma Berni Massimiliano, non l'ho scritta io, l'hanno scritta i veri castanicoltori, i veri agricoltori che conoscono le questioni e le problematiche del mondo agricolo. Quindi questa è la differenza. Quando si dice farsi cittadini, cittadinanza attiva, significa proprio questo, significa prendere i portavoce e dirgli: signori miei, guardate, il problema è questo, è quest'altro, il problema è 1, 2, 3 e le soluzioni per questo problema sono 1, 2, 3, quindi questo voi dovete fare. Io infatti non mi stanco mai di esortare i cittadini ad essere attivi, a farsi cittadini attivi che grazie a noi sono entrati all'interno delle istituzioni. Quindi mi raccomando, non scolleghiamoci mai da questo, da questa filiera di informazioni. Quindi noi siamo ovviamente a disposizione adesso, mi piacerebbe in qualche modo, a parte fare l'elenco di tutto ciò che abbiamo portato avanti grazie a voi all'interno delle istituzioni, che nascesse anche un'interlocuzione, perché magari ci sono delle problematiche agricole che noi in questo momento non abbiamo affrontato perché magari non ne siamo venuti a conoscenza. Quindi non so quanto tempo manca, però potete salire sul palco subito dopo, oppure magari ci potete prendere un attimo singolarmente e affrontare direttamente e segnalarci le questioni e anche ovviamente le soluzioni in qualche modo per portarle avanti. Quindi questo uno. Però poi noi siamo sempre in contatto attraverso, cioè possiamo rimanere in contatto attraverso i social, attraverso le email, quindi semplicemente tutto questo, ecco, ve lo sto dicendo per dire che da parte nostra c'è la massima disponibilità, noi non ci dimentichiamo mai di essere vostri dipendenti. Detto questo, vabbè, tanto l'hanno spiegato bene, noi la battaglia che stiamo portando avanti è quella per garantire all'Italia, per mantenere la sovranità alimentare. L'Italia, la sovranità alimentare e la sovranità monetaria, tutti i tipi di sovranità sono oggigiorno aggrediti, in modo particolare
quella la sovranità alimentare, cioè ogni la terra, noi siamo convinti, è di chi la coltiva. Quindi le decisioni sulle prossime strategie, sulla vision, sull'agricoltura deve essere decisa da noi italiani, non deve essere decisa dalle multinazionali che entrano a spada tratta nel nostro contesto agricolo con gli organismi geneticamente modificati. I semi, le sementi sono come la terra, diceva prima Filippo, diceva prima qualcuno, sono un bene comune, non dovrebbero avere brevetti, le sementi sono veramente appannaggio di tutti quanti, quindi questo significa garantire la sovranità alimentare. Altre questioni che riguardano questo importante aspetto, ovviamente come diceva anche Filippo prima, difendere il suolo agrario, i 12 milioni di ettari che ogni giorno vengono erosi, cioè perdiamo all'incirca un milione di ettari all'anno di suolo agrario che viene cementificato, che viene asfaltato, che viene impermeabilizzato, si dice così, per questo siamo contrari all'export. Perché? Perché, come diceva benissimo Paolo, è un'iniziativa che dovrebbe promuovere l'agricoltura e invece inizia in maniera esattamente opposta a quello che è un processo di promozione agricola, cementificando completamente il suolo agrario. C'erano delle bellissime colture, c'era il mais, ci coltivavano nell'area dell'Expo 2015 e adesso non c'è più niente, ci sono tende, ci sono strade, ci sono plinti di cemento armato, ma questa doveva essere l'iniziativa, la vetrina dell'agricoltura italiana. L'agricoltura italiana è ben altro. L'agricoltura italiana è un'agricoltura prima di tutto diffusa, caratterizzata da tante tipicità, infinite tipicità locali. Abbiamo una quantità di DOP, di marchi diciamo così, di origine, di qualità, il più alto numero d'Europa, quindi nel settore lattiero caseario, nel settore dell'olio e via discorrendo. Quindi queste sono le attività che devono essere promosse, possono essere promosse soltanto con iniziative diffuse sul territorio, non con la solita logica del fare l'iniziativa concentrata, che smuove soldi, che poi smuove interessi politici, voti e quant'altro. Questo modo di vedere così l'economia, di pensare allo sviluppo, la situazione è la causa del disastro che noi viviamo quotidianamente. Quindi vabbè, sto ripetendo un po' le stesse cose che hanno detto i miei colleghi, quindi io penso di andare a conclusione, ripeto, ci tengo a dire questo, la selvicoltura, la coltivazione degli alberi, quello è un altro aspetto molto importante che fa economia, che può rappresentare insieme all'agricoltura il volano per una sicura ripresa economica del nostro paese, quindi anche quell'ambito va tutelato, io sono aperto al confronto per poter fare proposte e iniziative di legge che vanno a tutela di questo importante settore, quindi niente, io adesso avrei concluso, mi piacerebbe se c'è tempo di fare questa interlocuzione, se c'è qualcuno che vuole portare avanti, vuole diciamo così sollevare delle problematiche inerenti all'agricoltura che sono preminenti, io lascio volentieri il microfono e quindi mi metto qui all'ascolto delle problematiche e delle eventuali soluzioni. Prego, quanto tempo abbiamo ancora? Festa, dove sei? Allora, quanto abbiamo? Va bene, facciamo un paio di interventi e poi dopo passa a bilancio. Buongiorno a tutti, sono Gabriella Blancato, sono consigliere comunale nel comune di Vezzano sul Crostro, provincia di Reggio Emilia. Devo salire su? Sì, sali su. Ok. Allora, io sono vegetariana, la mia è una scelta individuale e io rispetto chi non è vegetariano, però so che tu ti occupi di quello che è il benessere animale, me l'hanno detto ieri. Allora, a proposito di benessere animale, io direi va bene, c'è della gente che vuole continuare a consumare la carne e la rispettiamo, però rispettiamo anche gli animali. Allora io vorrei che nell'ambito di quello che è il fulcro dell'intelligenza del Movimento 5 Stelle partisse una proposta di legge dove impone agli allevamenti uno spazio all'aperto per gli animali, consentire ai cuccioli di potersi nutrire dalle mamme e soprattutto, la cosa più importante, evitare il trasporto degli animali vivi e quindi imporre dei macelli di fianco agli allevamenti, solo carne macellata, non più animali vivi. Va bene, grazie. Allora, io non vorrei rispondere come rispondeva un politico tempo fa con degli slogan televisivi tipo fatto, no? Vi ricordate di Berlusconiana memoria? Però voglio dire questo, non io direttamente,
ma la mia collega Chiara Cagnalli si è occupata di benessere animale. Quindi già abbiamo depositato una mozione che è stata recentemente approvata alla Camera, e poi c'è anche una proposta di legge dove riportiamo tutte le cose che dicevi tu prima, quindi del trasporto degli animali che tenga conto del benessere, della macellazione che comunque ovviamente dobbiamo tener conto anche delle esigenze di chi mangia la carne, quindi che comunque venga fatta senza diciamo così senza produrre eccessive sofferenze nei confronti degli animali, quindi ci sono dei criteri che vengono adottati affinché gli animali non soffrano più del dovuto. Quindi ecco, da quel punto di vista tutte le nostre azioni legislative vanno in quella direzione e abbiamo portato avanti una mozione e una proposta di legge, quindi ci siamo sulla questione del benessere animale. Vabbè, allora aspetta, dopo sarò brevissimo, sono Giancamillo Gentilucci, sono il portavoce del meetup Grilli Caninesi di Canino. Volevo chiedere una cosa, avete parlato di erosione dei terreni agricoli, cosa fate per impedire la trasformazione dei terreni agricoli in campi fotovoltaici? Ma ormai hai proprio più che più la hanno abolita adesso. Purtroppo fino a qualche anno fa era possibile mettere i pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli, adesso questo non è più, fortunatamente non è più fattibile, ma questo perché, cioè un agricoltore, secondo voi, perché mette i pannelli fotovoltaici sopra un proprio terreno? Perché è arrivato così disperato che è l'unica fonte di reddito, cioè purtroppo è a monte il problema, non tanto il permesso, perché chi fa l'agricoltore, almeno quelli che ho conosciuto io, cioè sono tutti, lo vogliono fare perché gli piace stare a contatto con la terra, e quindi il problema è a monte. Adesso che vabbè non si può rifare più e per fortuna dico io, perché i pannelli poi non si mangiano, ma noi dobbiamo, anche chi mette le culture energetiche per dentro la centrale a biomasse non fa più, fa culture no food, ma perché fa quelle? Perché di là non c'è reddito. Cioè tutta la politica degli incentivi, tutte queste distorsioni legate anche alla globalizzazione hanno fatto sì che l'agricoltore è costretto a fare altro per poter campare, e noi dobbiamo fare in modo che gli agricoltori possano campare facendo quello che gli piace, e poi anche a noi saremmo più contenti, perché se tutti i terreni agricoli nostri, ipotesi, diventano pannelli fotovoltaici o ci facciamo colture no food, il cibo lo dobbiamo comprare a qualche d'un altro, e qui perdiamo anche quella possibilità di essere quantomeno indipendenti, solo questo. Salve a tutti, mi chiamo Fabrizio Centonze, io sono un attivista di Castellammare di Stabia, non ero pronto per farvi questo discorso, quindi non l'ho preparato, però vi dirò delle cose interessantissime. Allora io vi chiedo, quanti di voi conoscono il China Study? Potete alzare la mano? Allora, China Study. Allora, il China Study in maniera molto elementare è questa: negli anni 70 hanno fatto un esperimento e hanno inoculato il tumore ai topi. Lo prendevano solamente il tumore quei topi che avevano una dieta di proteine al 20%. I topi che avevano una dieta di proteine al 5% non prendevano il tumore. Allora, i medici che stavano dietro questi, che avevano letto queste ricerche, erano, diciamo, dovevano andare in Thailandia, insomma in questi paesi qua, in Corea, perché ci stava la denutrizione dei bambini, e avevano l'idea che dovessero dare una dieta a base di proteine a questi bambini per risolvere il loro problema. Capirono che, al contrario, in quei posti quei pochi bambini ben nutriti, diciamo così, di famiglie ricche, prendevano il tumore. Conclusione di questa favola è che se la dieta alimentare umana è la soglia per non prendere il tumore, è una quantità di proteine al 10%. Adesso vi spiego una cosa. Qual è la dieta migliore? La dieta migliore è quella mediterranea. La dieta mediterranea prevede i cereali integrali, cioè non la pasta bianca, il pane bianco che comprate al supermercato. Poi i legumi, e sono tra questi lenticchie, fagioli, ceci.
Poi ci vuole l'olio extravergine, ma attenzione che l'olio che costa 4 euro non è extravergine. Allora, io non vi sto a dire i pasticci che ci fanno perché io non li conosco bene, non li voglio nemmeno sapere. Vi racconto però un'altra cosa. Allora, noi siamo del Movimento 5 Stelle e quindi siamo tutti bravi col PC. Allora, voi andate da vostro figlio o da vostro nipote e gli dite: fammi una ricerca su internet e cercami olio extravergine biologico analisi residuale. Ricordatevi queste due parole, analisi residuale. Troverete qualche produttore di olio extravergine bio che mette l'analisi residuale su internet, magari è vecchia di qualche anno, e farete una brutta scoperta, e cioè che anche nell'olio bio ci sono dei prodotti chimici, e la cosa divertente è che ce lo scrive lo stesso produttore. Vi rendete conto? Allora, molti prodotti bio non sono veramente bio, e qua si parla del bio come una filiera, cioè c'è la filiera che controlla tutto. A me della filiera non me ne frega niente, perché io devo sapere esattamente quel prodotto da dove arriva. Lo coltivi tu, allora quel prodotto è buono, perché so, mettiamo in Sicilia, non ci sta l'inceneritore, tranne uno che sta, non so, Catania, no, da quelle parti là, e quindi è lontano dall'altra punta della Sicilia, non so se mi spiego. Allora là le diossine non ci possono stare da inceneritore, quindi io sono sicuro, non so, la Sicilia tiene uno sviluppo autostradale che è scarso, perché se tu hai una bella, metti una piantina e la metti sopra al terrazzo di casa, e là ci sta la coltivazione del basilico, ci metti il basilico, il prezzemolo, no? Dici: che bello, questo è il basilico mio. E ma là sotto ci passano le macchine, quel basilico si è impregnato dei residui, insomma, degli scarichi delle macchine. Sì, concludo raccontandovi solo la storia del riso. Praticamente io cercavo diciamo un riso senza arsenico. Il riso è una pianta che diventa, per coltivarla è diventata acquatica, quindi sta per mesi nel terreno, nell'acqua. Quale acqua? Allora io cercavo un riso senza arsenico, perché l'assorbe, e l'arsenico è cancerogeno, è un elemento naturale, però è cancerogeno. Perfetto. Allora, dopo tante ricerche, ve la faccio a breve, scopro che ci stanno dei ricercatori a Sassari che sono riusciti a progettare un riso senza arsenico, perché non lo coltivano a bagno e non a immersione, va bene? E purtroppo, dopo tante altre ricerche, ho scoperto che invece di due trattamenti chimici tradizionali per il riso, ce ne fanno anche un terzo. Ecco, questi sono i nostri grandi ricercatori che escono dalle università. C'è un'ultimissima cosa fondamentale da dirvi: esiste la permacultura, che è l'agricoltura naturale, cioè senza prodotti chimici. Non ricordo bene se si chiama cascine orsine, o caseline, mi sto confondendo perché non, ripeto, non ero preparato. Questo è, penso sia uno dei pochissimi, se non l'unico coltivatore che produce riso senza prodotti chimici, perché ha selezionato il prodotto antico e l'ha piantato la prima volta, l'ha piantato la seconda volta, l'ha piantato la terza volta. Alla fine i semi che lui prendeva erano diventati forti e resistevano alle erbacce, e quindi la pianta ha, diciamo, riuscito a vincere, diciamo, la pressione delle erbacce, e quindi lui vende un riso senza prodotti chimici di alcun tipo, cosa che non fa nessuno in Italia. Allora, ringraziamo gli interventi, so che ce ne sono altri, ma adesso tocca alla Commissione Bilancio, che invito a salire su questo piccolo palco.